Ok. Bentornati e bentrovati signori in una serie, nella serie, la seconda serie del ma è lunedì, ovvero Batman, The Telltale Serie. Ok, questa è nel PlayStation Plus di questo mese, di gennaio, ed è anche gratuita, quindi volendo posso anche finirla tranquillamente in un mese soltanto. La serie completa, allora, i giochi della Telltale io amiavo un rapporto di odio-amore. Amo come sono fatti, i disegni, ne amo specialmente uno specifico, si chiama The Wolf Among Us, che tra l'altro è stata anche annunciata la seconda stagione, quindi io sono andato in brodo di giuggere per tutto ciò. E odio perché non mi piace dover stare troppo attento alle mie decisioni. Certo, per esempio, gioco a Dragon Age, dove le decisioni hanno un certo quantitativo di peso, qui però il peso è molto maggiore. E direi di iniziare questa serie. C'è che fondi LC, cosa, come, quando? Allora, ve lo consiglio di PlayStation Plus ci sono alcuni, due, tre giochini che sono molto belli. E sono gratuiti se avete PlayStation Plus, eccetera, eccetera. Mangio una caramella. No, 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 no. Non rompermi. Non so se sentite il rumore. Questo lo registrerò così, eh. Lo registrerò sciallo sciallo. Anche perché questa è tutta la narrazione. Dunque. Cominceremo dall'episodio... Che cos'è? Ah, ma io ce l'ho. E io, in teoria, ho questo, eccolo qua. The Wolf Among Us. Questo ce l'ho per PlayStation Vita. Però c'è anche su PlayStation 3, 4. Però devo abbassare assolutamente i volumi perché mi stanno spaccando i timpani. Siamo impazziti? Sottotitoli. Medium. Perché sennò non ci vedo. Adjust. No. Così, io non ci vedo. E niente. Direi che possiamo andare gameplay, save files. Gameplay che vuol dire? No. Controlli sono questi. Show, selectable, move. Yellow choice, spice menu, fight action, reticolo, ok. Apply. Quindi vai, primo episodio. Tutto questo lo potevo fare anche off-camera, nel senso settare i cosi, però. Forse l'ho abbassato un po' troppo. Comunque, episodio 1, Realm of Shadow. Bruce Wayne navigates the treacherous waters of Gotham politics as a series of shocking allegations surface while Batman confront Gotham's most notorious crime boss. Ah, ok, non ve l'ho detto, il gioco è in inglese. Ah, ecco che serve il cross, ok. Una cazzata. D'accordo, iniziamo. Gli abbattete le cool le look of your gadget gear movie. Non so, di solito c'è la blu Batman. Anche se il viola non sarebbe malvagio. No, dai, blu. Frega niente. A meno che non è che era la difficoltà. No, dai, no. Non può essere una cosa semplicemente estetica. Gatta Cicova. E poi non esiste la difficoltà in questi giochi. Dai! Su! Dai! Con i caricamenti pure qua. Tra l'altro non ho... Mi stavo dimenticando di mettere il cronometro. Perché ho il cellulare scarico. Ok. Adapted. Questo gioco, questa serie di gioco si adatta alle tue scelte. La storia cambia in base alle tue scelte, quindi. Questo non mi piace più di tanto. Perché cambia moltissimo. Però lo stile grafico è una qualcosa di pazzesco. Fatta a fumetto proprio. Comune? Sì, il comune in teoria. City Hall è il comune. Pat Downey. Ecco. Ciao Pat. Vorrei provare a fare un video dove faccio un intero episodio a video, però...
Quello durerebbe un'ora e sarebbe più una cosa da live. Dunque. Ah! Get it open. On it. Ci vorrà un po'. He's gonna show and bring the whole goddamn place down. Stay focused. We'll be out of here before anyone can stop us. C'hanno la monorotaia, sì. Well. Move in. Sì, molto intelligenti. Io me leverei da lì, fosse lui. L'ho detto. È vero. È il cazzo di di Batman lui. The rest in body bags. No wonder the cops want him dead. Hey, you ever seen him? Yeah, Gotham Zoo. With all the other flying animals. Hai capito? Io sono Batman. Dunque, X. Quante cose devo fare? Silenziosissimo. Sì, vai a vedere, cretino. Ma quanto è imbecille? Sapevo che mi sarei spostato. Non l'ho steso? Già. Con gli occhi luminosi come cose. Bruce, you can't keep doing this. I have to. No one else will. Every drop of blood, everything you've sacrificed, the city is safer now. It's made you a target. And people will keep you in the crosshairs until you're shot out of the sky. Criminals in this city, they need something to fear. Hiya. Spari. Tanto io sono appassionato dei giochi di Batman. Lasciamo mettere la serie di Arkham. Sneaky, sneaky. Niente. Devo stare attento perché qui tema evento ci stanno praticamente praticamente in ogni zona. E ovviamente ci stanno molto. Batrang. E che ne so io che devo prendere? Cioè, non fa in tempo. Ma la scena del film horror. Magia. Back to back, circle up. Questa è tattica militare, attenzione, questi sono abbastanza addestrati. Certo, non ancora abbastanza addestrati per battere Batman. Coglioni. Lui l'unico con la maschera antigastra, tra l'altro. Credo sia una maschera. Uno. Due. Ti ho detto ci voleva parecchio quella da porta. Bel tiro. Con gli occhi e lumi. I know you're trying to create a myth, but be careful you don't turn into a monster. Sometimes you need a monster. Non è vero. Come on! Come on! Come on! La Madonna! Bisogna stare attentivo.
Uno contro uno, dai, dai. Dammi il tuo colpo migliore, avanti. Ma va via. Ma falla finita. Fagli vedere come si fa, batti. Batti, come ti ho chiamato l'altro? Che destro! Scusa, era un di sinistro. Ecco come si aprono le porte. Ti ricordo che ce n'è ancora uno intero dentro io. Penso che possa passare. Ma... Ah, sì, ti ho detto ce n'era uno alle spalle. Classica motore. Ma scusa, non vedi che c'ho da fare? Ma te levita le scatole. Ma santa miseria, dico io. Beh, vieni qui tu. Scusi, signorina. Azza, addirittura la Frusten. Stay where you are. You're under arrest. Non oggi c'ho da fare. Forse magari un altro giorno, Well, if you want to be intimidating, you're succeeding. Criminals are becoming afraid of you, so are the police. Scare tactic, Al. Just a performance. Ah, pure il piede di porco. Che sicuramente non è suo. Without a scratch. Sembra un disco rigido. Già. Dunque? That doesn't belong to you. I was wondering if we'd cross paths. You broke the law. Here I am. Kind of shit. The law. Don't tell me that's why you do all this. Perché lo dovrei farlo? Squeeze into a suit, tie on a cape. Most people dressed up like that end up in Arkham. No one else will. I'm the only one who gets the job done. Sbagliato, potevo dire quadrato. Gotta admit it though. You give a good chase. One day you might actually catch me. Tonight. Don't you know not to corner a wild animal? In effetti. It's dangerous. Sei buona. Put you in a cage. Bring it, bat. Fatta. Quanta è adrenalina al massimo sto gioco. Nope. Ma non pensi sia troppo facile in questo momento, scusami. Frusta. Fatta, frusta. Presa. No, veramente la potevi portare a te. Adagio con le signore però, Adagio. Non ho visto che mi ha fatto. E questi stanno sempre in mezzo alle balle. Adagio, t'ho detto. Purtroppo è una signora, no? Niente, non ce la fa. Adagio! Ti ricordo che c'hai... Oh, merda. Che cazzo è? Che figo, sembra... Dove vai? Dove pensi di andare? No, no. Te pareva. E gli sparano lo stesso. Guardate queste combinazioni sono... è molto, molto fluido,
Questo lo prendo io. Why go to all that trouble for this? Ah. Shit. A myth can't be killed. You, however, are flesh and blood. Merda! God damn it! I said don't shoot! No! Wait! Oh, avevo detto che un poliziotto avrebbe sparato a cavolo. Quei dispositivi però comunque sono molto high tech, quindi qualcuno gli deve dare. Merda! Ho toppato tantissimo! Toppato tantissimo, Bat! Hai toppato tantissimo! Merda, 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 merda! Fatto! Fatto, cavolo, devo arrestare la caduta. Non credo funzionerà più di tot. Un rampino ti risolverebbe la situazione! Ricorda che c'hai un peso morto di sotto. Ok, risolto. Sai com'è che un proiettile nello... credo, nello sto... nel... fianco. Attenzione. Guess I was wrong about you catching me. Not sure if it was for my sake or yours. Don't struggle or you'll fall. Oh, but that's what you crave. The struggle. Oh, for the love of God. Se ti pareva. Ma c'è curato il battarampino? Non è che ti ha curato anche il dispositivo? Quello che era. Step out of the shadows. And be Bruce Wayne tonight. Va bene. It's a much harder fight. Don't let tombstones be your family legacy. Well then. Harvey Dent. Time to save the city. Mangio una caramella. Welcome to Gotham. Non lo potrei vedere i trofei, a volte non li fa vedere, non so perché. Thank you. Thank you everyone. A humble district attorney like myself is not used to such a ringing endorsement. Even one who cut Gotham's crime rate in half. For too long, this city has burned with corruption and greed under Mayor Hill's authority. But I promise you, a vote for Harvey Dent is a vote to finally put your foot down. Together. We can stamp out the fire and save our great city. Quanto è grosso quest'uomo? If only Mr. Wayne, my campaign's largest backer, could have heard that applause, he would... Well, there he is. Fashionable and fashionably late, as always. Siamo sempre in ritardo noi. Say hi, Bruce. Hello, everyone. Welcome to Wayne Manor, everyone. My apologies for the late arrival. Oh, not to worry, Mr. Wayne. We've all made ourselves very comfortable. Thank you. Thank you again, everyone, for your unwavering support. Together, we will change Gotham. Sì, è veramente molto... L'hai fatto palestra. Wayne, thank you for opening your house to us. Now, I know this is the biggest mansion in Gotham, but I don't think you got lost on your way here. Where were you? Prefer the brooding billionaire angle? So the sooner we make nice with the donors, the sooner everyone will leave you alone. Just wanted to make an entrance. Congratulations, you almost missed it. Oh, come. The pillar of this city and my campaign. Stai calmo. Here, tuxedoed and shaking hands. No one came here tonight to see me. I want to see the Bruce Wayne, am I right? And I can see him just fine from here. This shouldn't be painful. It's not a kidney stone. Hey. A little FaceTime with potential donors. Your face, specifically, with a mouth that's saying, support Harvey Dent. Where the grease,
They're the wheels. And they're rolling in enough cash and votes to help make Gotham a place for families again. I'll do anything for Gotham. It's my home. It's our home. This'll help you too, Bruce. Once I've turned this city around as mayor, you'll be a hero for funding my campaign. Now all I need is a decent slogan. I'm terrible at those. It always makes me sound like a used car salesman. Which, for the record, I have not been since before law school. All right, all right, all right. How about, put a dent in crime? Hmm? Look at you. It's not half bad. Hey! Bruce, I meant what I said. Together, you and me, we change Gotham. City free from crime. Ma è veramente più grosso di Bruce Wayne, addirittura. I want to, Harvey, but you know how rough it is out there. We have to shake things up to make that happen. Well, we can start with a few hands. Hmm? Come on. Allora, io odio questa cosa. Tantissimo poi. Finora si sta proprio. Solo che finora non posso né mettere in pausa nient'altro, quindi. Qualcuno che si attacca direttamente alla bottiglia? I'd like to introduce you to Bob and Regina Zellerbach. Of course I know these two. Hello, Bruce. Regina, come andiamo? Voted for Mayor Hill last time. I'll admit it, Mr. Wayne. I don't know Mr. Dent from a pothole on Main Street, but I trust your family. If you believe in Dent, we believe in you. Perfetto. Un voto. Whoever you support is a reflection on you. And we trust someone like you to lead this city to greatness. Well, thank you. But we're all here tonight because we want to make a difference. And that's what it's going to take. Every single one of us. Not just me, not just Mr. Dent. Everyone. Right, right. Of course. Old families like ours should flock together, you know. Like birds. You're preaching, dear. No, it's true. The Waynes and Zellerbachs are reminders of the golden age of Gotham. This city's luster faded years ago, Mr. Dent. Look at Gotham now. Murder in the streets, corruption in City Hall, that Cape Bat freak dealing out vigilante justice like it's the wild goddamn West. Oh, Bobby, regarding golden age, seems you're getting cranky in yours. There's always hope. Forgive me for being blunt, but one man can't save this city. And it's a dangerous mentality to think so. That's how you get creeps like this Batman. Well, I have to say I side with your wife on this, Mr. Zellerbach. Even a spark of hope can light the darkness. Oh, an idealist with a bank account. He'll be broke before election day. And I know Bruce would gladly spend every penny he has to fix this city. Mi piace questi signori. Doubt that for a moment. Don't worry, though. I am not doing this alone. With Bruce's help, we're replacing the dangerously unsecure Arkham Asylum, a state-of-the-art mental health facility to help Gotham's most caramella mentre parla. We'll be dedicated to Thomas and Martha Wayne, in the hopes that their fate will never be repeated. After all your parents did for this city, bro, è forte tirare fuori il suo passato. Non ho capito. It was terrible, truly terrible. Tragedy like that at such a young age must have been crippling. If only that deranged man had gotten the right treatment, maybe. Well, I don't like to think about maybes, and I'm sure you don't either. Well, thank you. I wish my parents could be here speaking with you too. And thank you, Bruce, for investing in the health of this city's future. You have our support, Mr. Dent. Go get him, boy. We're on our way. Not saying I doubted you, but that went better than expected. Me la so giostrare, lascia fare. Bringing endorsements. Me lascia fare, me la so giostrare con questa gente. Che è questo rumore? Well, hello. Harvey Dent, Gotham's next mayor, and eager to know you. Vicky Vale. Not interested. And reporter for the Gotham Gazette. This is a private fundraiser, Miss Vale. No reporters allowed. Well, you don't mind if I stay and ask a few questions, do you, Mr. Wayne? Well, you can ask me whatever you want at the press conference tomorrow. Actually, I'm here for Mr. Wayne. No, no, it's all right. You can stay. Thanks. Bruce?
Tranquillo, ce la penso io. Quite the social event, Mr. Wayne. Oh, come on now, so formal. Call me Bruce. Che fai? Ci provi? You've been going around pleasing everyone tonight. But how are you doing? I'm doing fine. You should enjoy your own party before all the champagne runs out. Everyone loves the host. You're king for a day. Just a day? I would have guessed Bruce Wayne has that feeling year round. Yeah, well, I take nights and weekends off. Ah, yeah. Mr. Wayne, you've got something on your collar. Is that blood? Nah. Yeah. It looks like... Oh, this? No, that's nothing. It's just, cut myself shaving. What, your butler didn't help you this time? Hey, kidding. Kidding. Do excuse me, Master Bruce, but, another guest has arrived. I'm sure they'll find the bar. You may want to greet this one personally, sir. Oh, non mi piace questa gente. Carmine Falcone? Cazzo! Is the Dent Falcone! Soliciting votes from Gotham's biggest crime family? Falcone's never been convicted of anything, except being a businessman who loves this city. Excuse us, Miss Vale. So davvero è lui che ha fatto. Beh. And what kind of business do you think he's in? The one that controls enough votes to get me into City Hall. Sbagliato. The necessary evil of politics, Bruce. It's in the service of a better Gotham for all of us. Non l'accetto. Hear him out before you kick him out. Falcone requested to speak with you directly. Jesus, Harvey, inviting a known criminal to your fundraiser doesn't exactly look good for your squeaky clean image. Me worry about that. Vabbè, fa come te pare. Bruce. Play nice. Te pare. You know, I've been in the market for a new house. Decent walk-up, sky-high ceilings, plenty of room for my cars. I think I'll take it. Though the decor offends my eyes. Man, all flash, no class. Well, you couldn't afford it. Yeah, right. Carmine Falcone, thank you for welcoming me into your home. Cazzo, devo scegliere se dargli la mano o no. Ah, va bene. Bruce Wayne. I know who you are. The guy is gonna sell me his house. Gentlemen. Perhaps we'll all be more comfortable in the parlor. Follow me, if you will. Ho cercato di tirarla. You should know, Mr. Falcone. My analysts say we're raising triple with Mayor Hill. Hey, what's private audience? Ah, scusa. Oh, come on, guys. Bruce, you'll be fine out there. I saw plenty of skirts to keep you busy for a few minutes. No, lui viene con me. Harvey stays with us. A man's home is his castle. I respect that. Seen and not heard. Whatever you... What did I say? Quindi zitto e mosca. So what's the problem? Mr. District Attorney here wants to make sure the rules are followed. But dunque. In my experience, there's the law, and there's doing what's right. You understand? And I'd rather see Harvey actually help this city instead of just saying he will. Unlike most people I've met, Harvey actually has integrity. He's trying to make Gotham a better place. So am I. So are you. Hey, we all carry this city on our broken backs. Might lighten the load if we do so together. Non ci credo manco morto, però. I ain't here to chin wag about politics, Mr. Wayne. E allora che vuoi? Perché sei qui? I got enough of that as is. Se ti devo battere abbigliato ti spacco la testa. Chalk this for me. Be a pal. I can get Harvey the mayor's seat. Or I can pull it out from under him. No. You can do it on your own. Stai buono. Whatever happened to being a gracious host. Okay, imagine.
This is me. And these are all my friends in Gotham. The businesses, restaurants, clubs, docks, unions. Sappiamo che non raggiungo il limite massimo della registrazione. Ok. I make them all move. And I want to keep everything moving if Harvey gets elected. That's why I came here tonight to your lovely home. Hoping to make a new friend. One who can help Mr. Dent see the light, if need be. Look, I'm only talking to you because Harvey asked, trusting a friend to know what's best for Gotham. Now that's a predicament. Eh già. You listen to me, kid. No. I know, somewhere inside that tuxedo, you understand this situation. Money gets money. The risks, the alliances, the hidden costs. Your father knew which hands to shake. Ehi, non tira in ballo il padre. And which to break. Don't you dare talk about my father. You're getting worked up over nothing. Hell, I knew him longer than you did. People don't say no to me. Not for long. Master Bruce, your guests are leaving. I recommend seeing them out. You wouldn't want to be rude. Come and write it up. Heed your butler's advice, kid. Oh, and I'm no longer interested in buying the house. Meno male. The owner's a prick. And he's gonna get what's coming to him. Avrei dovuto dirgli te ne potevi andare, invece di incazzarmi quando ha detto il padre, però. Sarà un giochino, mamma mia. Ora che ci penso, The Wolf Among Us non l'ho finito. Devo rimediare questa cosa. Che è successo? Comunque si vede che lo stile è cambiato, eh. Perché non è, cioè, il primo gioco della Telltale è stato... prima la prima stagione di The Walking Dead, giusto? Poi man mano si è evoluto. Ciao, sono... ehi, sono io! Io chi? Io! Muovo quelle truffe lì! Ah, che bella che l'è! Dunque, episode 1, episodio 1. Regno delle ombre. O reame delle ombre, però il regno delle ombre è più figo. Another brutal week in Gotham, folks. A string of home invasions rippled through the city's already crime-infested East End. Apparently, the bandits are using stolen GCPD battering rams to force their way in. Mangio una caramella. Però non lo sentite. Che massimo. And we have breaking news tonight. Five criminals are in custody this evening after a break-in at City Hall. But thanks to the efforts of the Batman, the stolen items were returned. Not all of them. Let's see what she was really after. In effetti non sappiamo cosa ci sia. Che cos'era quello. Lo capivo bene, se si è credo. Allora. Dunque, vediamo qui questa cosa. Abbiamo iniziato la storia. Gesù, sto gioco mi piace. Mamma se mi piace tanto, proprio tanto. Comunque, credo che continuerò al prossimo episodio. Continuerò al prossimo episodio, continuerò la serie e il gioco. E niente, ci vediamo ai prossimi video, ragazzi. Vi ricordo di cliccare il piace se vi capite il video, commentate sotto, iscrivetevi al mio canale. E Gesù, poi spegnete quell'affare. E vi ricordo, con un gamepad alla mano si può cambiare il mondo. Bye bye.